potesse bastare solo la forza dell'idea. Da questo costruire un gruppo e con un gruppo operare per il territorio e per la sua salvaguardia. Il fondo di investimento del futuro, sul quale tutti noi possiamo generare felicità e benessere per la condividerà. Collegare i frammenti. La passione di mettere al mondo qualcosa che si ama, che si vuole far crescere, per il valore che ha in se stesso, per il contributo che dà al mondo e perché altri siano ispirati da quello che facciamo a dare anche loro il loro contributo. Credere che non c'è bello senza buono. Per l'atelier dell'errore è quasi banalmente il fatto di rileggere l'errore e quando tutto fila liscio trasformare l'errore in qualcosa di migliore rispetto a quella che era l'intenzione prima di cadere dall'errore. È il prodotto dell'intelligenza connettiva. Credere che non c'è giusto senza vero. Fare un lavoro bello, meraviglioso, fantastico, perché è un lavoro contributivo, può dare tanto alla società. Sognare che la vita è molto di più di quello che vedi. Generatività per me è crederci e portare speranza malgrado tutto. Non a caso, sono milanista. Da un lato è necessario essere consapevoli di tutto il valore che abbiamo, che viene dal sapere delle persone che lavorano con noi, dal territorio. E dall'altro cercare in tutti i modi di valorizzarlo, dandogli un senso. Essere se stessi, fare quello che ti piace, ma soprattutto trovare il proprio ruolo nella società in cui si vive. Per me l'identità è ontologica della natura dell'uomo, che è desiderio di rinascita, di rilancio, di vita, di propositività, di sopravvivenza. La passione per tramandare a chi ci segue quello che abbiamo imparato, ma che non è semplicemente un mestiere, ma è soprattutto un modo di pensare, un sogno, qualcosa che fa parte di noi, entra nel nostro DNA. Ritornare ad essere ciò che si è, ad essere aiutati.